L'associazione Rievocazioni Storiche Ars Urbino Ducale da sempre promuove quella che è la figura del Duca Federico. Quest'anno è un anno particolarmente importante per questo Urbinate, a cui si viene reso omaggio per tutta l'estate. Sì, certamente, i 600 anni noi dell'Associazione Rievocazioni Storiche che dall'82 celebriamo Federico, quest'anno non potevamo che fare una cosa veramente grandiosa, perché abbiamo iniziato i festeggiamenti con questa inaugurazione della mostra dedicata a Federico, Sapienza, Pietatis et Otium al tempo del Duca Federico, in collaborazione appunto con Curia Università di Urbino, con il patrocinio del Comune, con tante enti coinvolte. E qui nelle grotte del Duomo e anche nel Museo Albani, per poi continuare il 5 a Santo Stefano di Gaifa, dove ricorderemo appunto il momento in cui Federico è stato portato nel monastero di Gaifa quando era proprio piccolo, e quindi celebreremo lì con tanti compagnie, ospiti da Perugia, da Gubbio, da Senigallia, da Gradara, per celebrare e festeggiare appunto il compleanno del piccolo Federico. Di lì poi l'ARS organizza insieme al Comune di Urbino e alla Galleria Nazionale delle Marche il concerto di Uto Ughi dedicato appunto a Federico per la giornata proprio del 7, il giorno del compleanno del Duca Federico. E accompagnato Uto Ughi dal maestro Bruno Canino, suonerà alle 21 nel cortile di Palazzo Ducale. E poi noi continueremo i festeggiamenti con la nostra festa del Duca, che quest'anno appunto si chiamerà Federicus Theatrum, dedicata tutta a Federico dall'11 al 14 di agosto, con grandi spettacoli tutti su Federico, con un'apertura spettacolare, con un corteo con più di 300 figuranti che arriveranno da tutta Italia per appunto celebrare il Duca Federico. E poi finiremo quest'anno orgogliosamente con il nostro gioco della Ita, che è la nostra vera rievocazione, per cui quest'anno, dopo la pausa forzata del Covid, ritornerà e finiremo appunto a Borgo Mercatale con questa tradizionale chiusura con i fuochi rinascimentali che concluderanno le celebrazioni federiciane per noi dell'Associazione Rievocazioni Storiche. Sì, qui si rievoca un personaggio, ma si rievoca un mondo, un'epoca, un periodo, e non poteva mancare in questa occasione la collaborazione piena della diocesi in questa iniziativa, perché evidentemente a parte il fatto che la diocesi ha ricevuto tanto da Federico da Montefeltro, anche per la costruzione di una grande chiesa, che non è quella che abbiamo adesso purtroppo, perché è stata distrutta dal terremoto, ma lo spazio è quello, le linee sono quelle, e quindi c'è sempre stato questo scambio, e abbiamo dato volentieri tutto il nostro contributo affinché questo avvenimento possa parlare forte nel nostro periodo, nei nostri giorni, a tanta gente, non soltanto per guardare indietro, ma per capire, attingendo da questi avvenimenti, come noi possiamo vivere adesso. Certo, la vita di Federico è molto complessa, ma certamente ci insegna tanta creatività, tanta passione per il territorio, tanto amore per l'arte, e tanta voglia di cultura e di raccogliere il meglio. Queste sono luci e ispirazioni che noi dobbiamo cogliere per vivere il nostro tempo e per guardare il futuro. Cambia il format leggermente della festa del Duca da quest'anno, Federicus Theatrum, per rendere omaggio al cittadino Urbinate. Sì, abbiamo pensato a questo slogan proprio per cercare anche di trovare un collegamento. Da Raffaello Theatrum siamo passati a Federicus Theatrum, ma non solo perché c'è la parte teatrale, ma per rievocare, per dare il senso del clima, e soprattutto con le presenze di artisti che dal vivo
hanno proprio il senso della evocazione, non della rievocazione come se fosse una cosa morta, ma al contrario dare una possibilità alle nostre produzioni ars di avere l'esclusiva originalità, che sentono il clima rinascimentale e trovano appunto in questa dimensione Urbinate lo spazio per dare segni di questa contemporaneità. Quindi abbiamo in testa di portare in scena la rappresentazione del Duca bambino, proprio per tentare di far capire che ha un senso essere stato a Santo Stefano in Gaifa, ma in particolar modo in questa rappresentazione teatrale con la drammatizzazione di Flavio Di Paoli abbiamo cercato di far prendere corpo a quello che è il Duca del futuro, e questo Duca del futuro lo troveremo proprio nelle rappresentazioni che in esclusiva saranno fatte nei giorni dell'11, 12, 13, 14 di agosto nella festa del Duca, che sarà proprio un'esplosione di teatralità quando grandi interpreti si faranno carico di rappresentare il ritorno del Duca Urbino, e saranno sorprese perché avremo la possibilità di vedere sia il virtuosismo dei grandi attori ma la grande partecipazione corale alla partecipazione appunto di queste elaborazioni teatrali. Inizia una mostra fortemente voluta per cui si è lavorato molto, tra le collaborazioni la curia è stata fondamentale. Ecco, noi facciamo parte di queste partnership che hanno contribuito a questi festeggiamenti ducali nei 600 anni della nascita di Duca Federico, ma lo facciamo soprattutto per il nostro territorio, per il comune di Urbino che amiamo immensamente, che è anche la nostra luogo dove viviamo. Noi siamo eredi di questo patrimonio culturale che ci rende conosciuti e famosi in tutto il mondo. Dentro questa esperienza del personaggio Federico il principe di Urbino c'è invece anche e soprattutto un'idea di un uomo che costruisce la sua città, il suo territorio dentro un pensiero dell'armonia, la ricerca dell'armonia che non è solo dell'arte. Noi pensiamo solo ai grandi artisti o ai grandi architetti che hanno fatto il palazzo, ma dentro il concetto del palazzo c'è un'idea dell'uomo, c'è un'idea della vita, c'è un'idea della politica che ha sostenuto lui durante il 400 quando ha vissuto, ma poi noi siamo stati eredi fino al XX secolo. Noi tutti urbinati possediamo questa idea, questa visione del bello, e allora ci sembrava utile, bello e anche importante che come Museo Albani potessimo essere il capofila di un reticolato di varie associazioni urbinate che insieme all'università potessimo regalare un qualcosa di altro da quello che può offrire la galleria che ha le opere d'arte, no? Quelle famose. Ecco, uno spaccato su quella che è la vita ordinaria, la vita del pensiero, il pensiero e quindi la scienza, e anche con quella idea che c'è tra l'ozium e il negozium, che era l'idea classica, no? In cui l'ozium era il tempo in cui la persona dedica al pensiero, alla riflessione, allo studio, e non è un tempo buttato, è un tempo acquistato, è un tempo che nutre lo spirito, e dall'altro il negozium, che è quello proprio del fare, del governo, della politica, che a volte viene ad appesantire l'uomo. Questo concetto il Duca Federico lo fa trasmigrare in questa nella misure del palazzo, delle opere d'arte, della ricerca dello studio, nella sua biblioteca. In qualche maniera noi lo faremo vedere in queste dimensioni di questo percorso che noi facciamo con le opere che lui ha donato al territorio, nelle chiese del territorio, nella cattedrale, i reliquiari importantissimi, pensate la reliquia della Vera Croce, no? Che è il sogno in tutto il Medioevo, in tutto il mondo crociato, dopo che i crociati che sono tornati da Gerusalemme diventa il centro della spirazione cristiana, e questo uomo umanista ecco, ci fa ama i codici, ama i classici,
pensate al Palazzo Ducale, vicino alla Cappella delle Muse c'è anche la cappella dedicata al culto cristiano. Quindi queste due idee, che sono un'idea siciliana, l'idea del neoplatonismo che trova qui in Urbino una coniugazione quasi armonica e perfetta dentro quella nuova idea di umanista che pensa alle cose belle, alle cose proprie e rendere la vita bella. Maxi Conrad Montefeltro è sempre stato particolarmente vicino alla festa del Duca e alle attività dell'Associazione Rievocazioni Storiche, quest'anno più che mai. Sì, diciamo che appena ci ha contattato Francesca, che ci ha chiesto se volevamo collaborare con loro per riportare in maniera importante la festa del Duca a Urbino, visto gli anni passati con il Covid, non potevamo che accettare, perché noi di Conrad siamo sempre vicini a quella che è la nostra città. E quest'anno più che mai volevamo farla in maniera importante, visto che si rifarà anche la Rifa, che è una cosa popolare che prende parte con tutti i cittadini di Urbino e non di Urbino, e quindi volevamo essere parte integrante di questo progetto per riportarlo a Urbino nel migliore dei modi. Infatti voi siete il main partner per quanto riguarda la Rifa, di preciso in cosa consiste la vostra collaborazione? Sì, la nostra collaborazione consiste nel dare dei premi in omaggio per quanto riguarda questa iniziativa, di dare anche dei biglietti per la partecipazione della Rifa in Urbino, che verranno suddivisi nei nostri punti vendita della città, via Sasso, via Raffaello e via Salvemini. Diciamo che con un importo minimo per punto vendita di spesa verrà dato un biglietto in omaggio per la partecipazione della Rifa, dove ci sarà poi un'estrazione dei premi il 14 di agosto. Tra i partner di queste celebrazioni per i 600 anni dalla nascita del Duca Federico, il Circolo Culturale Pieve di Gaifa ricopre un ruolo importante. Infatti c'è uno stretto legame di questo luogo con Federico Bambino, che verrà rievocato e riproposto il 4 e il 5 giugno. Naturalmente vi invito tutti a partecipare, perché in queste due giornate proveremo a ricostruire quella che è stata questo evento storico. Nella giornata del 4 porteremo il visitatore a conoscere il territorio ducale, quindi attraverso passeggiate che avranno anche dentro dei racconti, attraverso l'apertura del refettorio, quindi la cultura alimentare. Racconteremo, dicevo, quello che è il territorio. Invece nella giornata del 5, grazie all'Ars Ducale, che ha allestito un mercato come all'epoca del era attivo, proveremo a raccontare la storia attraverso la cultura economica, attraverso quello che erano i piccoli lavori, gli artigiani. Nel pomeriggio ci sarà la funzione di Monsignor Tani e subito dopo quella che è proprio la rievocazione del fatto, cioè la corte ducale accompagna il bambino Federico presso l'abbazia di Gaifa, dove i monaci lo terranno al sicuro per qualche anno. Siamo in questo suggestivo luogo, l'oratorio della grotta della cattedrale. All'interno di queste stanze tante le chicche, ma in particolare c'è un'armatura dal particolare valore e tanta storia. Sì, allora è un'armatura quattrocentesca milanese che riproduce l'armatura del Duca d'Urbino. Io ho ricostruito questa armatura come ricerca, non essendo un armaiolo ma essendo un scenografo, e allora insieme al mio amico De Cao, Gianfranco, abbiamo studiato sulla vestizione, il movimento dell'armatura, cioè come erano costruite, e insieme stiamo girando musei, tutto il mondo, New York, Londra, siamo riusciti all'optimum, perché poi l'armatura non è un oggetto da mettere in un angolo, ma deve essere indossabile. Se è indossabile percepisci la funzionalità, poi allora oltre che la funzionalità c'era anche lo stile, cioè aveva un design, come oggi un'automobile non sono solo quattro ruote, ma una Porsche, una Ferrari hanno un design. Allora avere un'armatura di questo tipo equivaleva oggi avere una Ferrari, e sono tutti pezzi, sono tutti marcati.
quindi è qua visibile all'oratorio della grotta questa armatura dalle caratteristiche studiate fin nei minimi dettagli. Assolutamente, ci siamo recati al Museo Diocesano di Santa Maria delle Grazie a Mantova per toccare con mano proprio un oggetto parallelo all'armatura del Duca d'Urbino, perché purtroppo è andata perduta. Questo oggetto è una struttura antropomorfa, un esoscheletro che vestiva completamente l'uomo d'arme, ovvero sia l'uomo, il nobile, che era nato per fare la guerra, come lo fu Federico da Montefeltro. E possiamo vedere nel dettaglio adesso, per vedere i dettagli, i particolari curati dal dottor Mazzoli nella realizzazione di questo oggetto. Andare in piazza con un oggetto del genere nel Rinascimento era come buttare proprio sul tavolo le chiavi del Lamborghini o della Ferrari oggi. E andare in campo di battaglia era la stessa cosa, perché Milano vendeva moda già allora. Vendeva moda sia nel campo militare che nel campo dell'abbigliamento, riferito appunto al Rinascimento. Laerte Sorini è il curatore della parte della Sapienza. Tantissime e interessantissime cose potranno essere viste e toccate con mano e riguardano tutte la vita del Duca Federico. Sì, diciamo, a curare la sezione della scienza, della sapienza, siamo stati chiamati noi come Centro Urbino alla Prospettiva, di cui io sono il direttore. Noi quest'anno, l'anno scorso, abbiamo partecipato a un progetto ed abbiamo avuto un finanziamento, l'abbiamo vinto, abbiamo avuto un finanziamento molto importante, e questo progetto aveva come obiettivo quello di, era centrato sulle formelle del Palazzo Ducale, quindi sulla ricostruzione in realtà aumentate virtuali di queste formelle. Siamo stati coinvolti in questa mostra, noi l'abbiamo fatto volentieri, perché per noi questo è da un lato anche valorizzare, che è la missione del nostro centro, quindi valorizzare questo patrimonio che è dell'Università d'Urbino, in più anche come disseminazione per il nostro progetto, quindi doppiamente siamo contenti di questo, abbiamo partecipato proprio come parte attiva. È importante perché questa sezione? Allora, qui in particolar modo abbiamo fatto l'accento sulle macchine. Le macchine erano oggetti di lavoro, no? Gli ingegneri allora non facevano parte di quella categoria che era la scienza. La scienza era la matematica, era la filosofia. Gli ingegneri costruivano cose, macchine che dovevano funzionare. Però questo è un momento particolare in cui il Duca Federico cosa fa? Nella sua idea, ha l'idea di creare un luogo fisico che sia un crocevia di arte, di pensieri, di scienziati, no? E in questo, diciamo, in quest'ambito cosa fa? Fa anche un'operazione culturale molto interessante, cioè queste macchine che allora erano un po' una scienza di serie B, in qualche maniera le eleva a una scienza alta. E non solo, queste macchine diventano arte, bassorilievi da esporre, quindi è veramente un momento epocale, c'è un cambiamento, e non solo poi da esporre internamente, ma da esporre esternamente, quindi c'è anche un fatto divulgativo, se vogliamo, no? per far comprendere anche alla popolazione, no? L'importanza, no? di questa nuova scienza, secondo lui. E quindi noi qui cerchiamo di valorizzarla in un percorso ideale in questa mostra che si può leggere in tanti modi, diciamo così. Noi abbiamo una parte che è una parte tattile, in cui potremmo vedere per esempio uno sfogliatore con un codice che è proprietà di una famiglia urbinata, il codice Santini, presumibilmente è un taccuino di Giorgio Martini, quindi per alcuni sarà un vero e proprio inedito, insomma, anche se in formato digitale ovviamente. Abbiamo poi una parte che è il nostro progetto, che è quello di fare realtà aumentata con queste macchine, quindi noi riusciamo a mettere in moto queste macchine, a vederle virtualmente e anche vederle in movimento. Poi qui abbiamo ricostruito, abbiamo coinvolto l'Accademia di Belle Arti che hanno fatto questa operazione di ricostruzione di queste formelle, che qui abbiamo la possibilità di vederle anche in integre, perché queste formelle oggi hanno uno stato di conservazione, diciamo, abbastanza precario. E poi ovviamente, essendo una sezione della diciamo, anche questa macchina che possiamo vedere qui in mezzo è una ricostruzione fedele di una di queste macchine che stanno sulle formelle, perché erano macchine in qualche maniera di pace e di guerra. E, quindi
Oltretutto abbiamo anche la parte chiaramente della scienza, quella alta, e questi sono i due pezzi rari che fanno parte del fondo antico dell'Università d'Urbino, che sono stati ci hanno dato il permesso appunto di esporli, che sono un'edizione rara curata da Luca Pacioli degli elementi di Euclide, che appunto fa parte del fondo antico, e un'altra invece è un libro di Baldi con note a fianco di Oddi, che è un'altra rarità. In mezzo possiamo vedere anche tra l'altro una copia molto fedele della Divina Proporzione, che perché sta qua, appunto, come dicevo, Luca Pacioli era non era nativo qua, ma era uno dei visitatori di questo territorio, e anche Leonardo, e questo libro in qualche maniera è un po' una sintesi, perché c'è la parte scritta che è appunto di Luca Pacioli e i disegni finali che appunto sono di Leonardo, ben conosciuto, no? Come la Divina Proporzione. E abbiamo poi cercato anche di far vedere cose particolari, perché magari non tutti sanno che alla Cappella Musicale d'Urbino, per esempio, sono presenti quasi 800 lastre di rame che servono per stampare libri. Ci sono anche dei pezzi molto importanti, tra i quali ci sono tutti i rami, quelli che si chiamano i rami incisi, del libro del Bianchini, da cui hanno praticamente è possibile vedere tutto quello che è stato fatto sul Palazzo Ducale d'Urbino, comprese le formelle appunto, e là quindi sono esposti i singoli rami dove ci sono appunto le formelle, e anche la vista di Urbino per esteso. In ultimo, gli ultimi due pezzi importanti e anche curiosi sono due cifrari, uno del Duca d'Urbino e uno degli Albani, cifrari che servono appunto per decifrare lettere cifrate, no? Che facevano parte della diplomazia, facevano parte della guerra, e quindi in un percorso ideale, no? Anche quindi il potere spirituale e temporale, no? Usavano comunque le stesse tecniche, e quindi è possibile anche vedere una lettera cifrata, chi avesse voglia anche di decifrarla, gli abbiamo messo lì a fianco il cifrario corrispondente. E in ultimo due mappe. Una è una mappa del Ducato d'Urbino, molto bella, che sarà poi il fine mostra, e un'altra, la mappa, questa probabilmente la più importante, è la mappa oliveriana. L'abbiamo presa una riproduzione, ovviamente, perché è molto grande, una riproduzione fedele. Questa mappa è una mappa che sicuramente ha circolato in questo territorio, era proprietà di una famiglia urbinate, ed è molto importante perché è una mappa che è la terza in ordine temporale in cui sono rappresentate le Americhe. Ed è la prima in cui c'è scritto nelle Americhe un nuovo mondo, perché mentre nelle altre c'è scritto Indie, questa invece è la prima in cui si parla di un nuovo mondo, e quindi ha un valore anche simbolico, no? E fa parte ovviamente della scienza, come ben capite.